Ciao a te, bentornato su Persona 4 Golden. Abbiamo comprato le armi, abbiamo comprato i medicinali, siamo andati a controllare la Velvet Room, ma non mi ci fa più entrare, non è motivo di entrare qui. Beh, è giunto il momento di andare a salvare Yukiko. Lascia l'area commerciale. Ricordi che dovresti incontrare gli altri all'area ristorazione del Juness. Vuoi andare al Juness? Sì che vuoi andare al Juness. È tutto pronto. Diamo troppo nell'occhio. Indossare le uniformi scolastiche di domenica di certo non aiuta. Da molte comunque dovrebbe essere meno affollato, dato che stanno per finire i saldi. Ok, andiamo. Chie, sei ancora in tempo per... Vengo anch'io. Va bene, ma vedi di non strafare, ok? Teddy, sto arrivando. Ovviamente Chie sarà la nostra, tra virgolette, palla al piede. Teddy, che c'è? Ehi, hey, è proprio l'orso dell'altra volta. Che stai facendo? Non si vede, sto pensando. Pare che sei rimasto qui a riflettere tutto questo tempo. Teddy, la devi smettere questa. Ho trascorso molto tempo a meditare. Hey, that wasn't a bad joke. Hey, niente male come battuta. Allora, hai concluso qualcosa? Inutile aspettarsi chissà che. Mi è capitato di guardare all'interno della tua testa ed era vuota. Che gran maleducato. Però hai ragione, ci provo e ci riprovo, ma dalla mia testa non esce proprio un bel niente. Ma la volete finire? Non c'è tempo per le vostre stupide battutine. Senti, ieri è entrato qualcuno qui, giusto? Ah, ok. Wow, c'è una ragazza che ha un naso più bello del mio. Come ti chiami, signorina? Signorina? Mi chiamo Chie, ma non ha importanza adesso. Rispondi alla mia domanda. Credo sia successo poco dopo aver parlato con voi. Ho iniziato ad avvertire la presenza di qualcuno. Teddy, in pratica, è il nostro radar. Era Yukiko-san? Non saprei, non ho controllato. Anche perché tu non hai idea di chi sia Yukiko-san. La presenza sembra essere in quella direzione. Penso si trovi lì. Over there, huh? Da quella parte, eh? Is everyone ready? Siete tutti pronti? Yeah. Sì. Andiamo. Vieni anche tu, orso. Oh, peluche. Cosa è un castello? What the... A castle? Ma cosa un castello? Dite che è questo il posto che abbiamo visto in TV l'altra volta. Sei sicuro che non ci fosse nessuno dietro la telecamera di quella strana trasmissione di mezzanotte? Program? Trasmissione? Non saprei. Maybe people on your side can see stuff in this world. Forse le persone del vostro mondo possono vedere quello che succede qui. Magari funziona così. Comunque ve l'ho già detto, qui ci siamo solo io e le ombre. Non c'è nessuna telecamera, o come si chiama. Questo mondo è sempre stato così. From the beginning. That's what we don't understand. È sempre stato così, è proprio questo che non capiamo. Non lo so, e voi invece sapreste spiegare tutto del vostro mondo? Io non ho mai visto questa cosa che chiamate trasmissione, quindi non so cosa dirvi.
In effetti, se arriva un alieno e ci comincia a parlare della Sbrsrabrs, noi non sapremo cosa sia. Quindi ci sta. Beh, siamo sicuri che succeda proprio questo. Stavamo davvero guardando in questo mondo. Perché la prima volta che Yukiko è apparsa su quel canale era prima di scomparire. Non vi sembra strano? Yukiko, saying stuff like score myself a hot stud. That's not like her at all. Insomma, Yukiko che dice cose del tipo conquistare un bello stallone, non è da lei, ma neanche un po'. Score? Stud? Conquistare uno stallone? Yeah, I couldn't believe it either. Yukiko-san would never say anything like that. Già, anch'io fatico a crederci. Yukiko-san non parlerebbe mai in quel modo. Eh? I wonder. Is this kind of like what happened to me last time? Però, Mikia, forse che ci stai arrivando, Yosuke, dai. Però mi chiedo, non è tutto molto simile a ciò che è successo a me l'altra volta? Ci sono tante cose che ancora non capisco, ma dopo aver sentito la vostra storia... Credo che sia la persona che si vede in quella trasmissione a generarla, o qualcosa del genere. Yukiko is producing that show herself? Quindi è Yukiko stessa a produrre quello show? Oh, I don't get this at all. Non ci sto capendo niente. Hey, do you feel Yukiko's presence from inside? Per caso avverti la presenza di Yukiko qui lì dentro? I'm pretty sure. Ne sono abbastanza sicuro. So, what's this scoring with a hot stud thing? Allora, cosa significa quel conquistare un bello stallone? Yukiko's here. I'm going on ahead. Yukiko è qui, io vado. No, Chie, Chie, dove vai? Ehi, aspetta, non andare da sola. We better follow her. Cavoli, meglio seguirla. E tutto comincia. È corsa via da sola. Ci sono un sacco di ombre nel castello. È un posto pericoloso per una ragazza sola, soletta. Ma stiamo scherzando, perché non ce l'hai detto prima? Forza, troviamoci. E cominciamo. Parliamo con Ted. Quella ragazza è scappata via da sola, è pericoloso. Dobbiamo raggiungerla in fretta, sensei. Ah, giusto. Ecco qui, prendi. Perlina rigenerante. Ho anche questo, li ho raccolti tutti da solo. Sono per te, sensei. Nocciolo di pesca e goccia dell'anima. Beh, ciao ciao. Per chiunque stia abbia intenzione di giocarci e stia guardando questo gameplay, sappia che è necessario tenere da parte una... Dov'è? Dove sta? Un nocciolo di pesca. Teniamolo da parte. Non vi preoccupate, servirà. Bene. Sto per entrare nel mio primo dungeon. Auguratemi buona fortuna. E si va. Attenzione. A cosa? Un gradino. Non è andata troppo lontana per il momento. Corsa via da sola. Dannazione, andiamo. Aspetta un attimo. Le ombre si sono incattivite da quando siete arrivati voi due. Probabilmente vi attaccheranno appena vi troveranno, sensei. Quindi cerca di aggredire le ombre prima che riescano ad attaccarti. Premi il tasto azione per attaccare. Cerca di sferrare l'attacco prima che l'ombra faccia la sua prima mossa. Bene. Devo attaccare prima che l'ombra faccia la sua prima mossa. Porta, dungeon, tesori. E ho ottenuto una goccia dell'anima. Che sono le gocce dell'anima? Che sono gli oggetti che mi hanno dato? Ripristina 10 SP, 20 HP, 50% degli HP, buono. Specialità di Sousei Daigoku, 25 HP, 50 HP. Sono le crocchette che ho comprato prima al macellaio.
non vi preoccupate, va tutto bene. Chiave di velluto, nient'altro. Bene, devo stare assolutamente attento. Esamina. Andiamo di qua. C'è nessuno. Wow. E infatti mi sono lasciato fregare. Se non colpisco il... Gau. Ah, ho dimenticato. Bene, allora, ricapitolando. Tanto sentiamoci la canzone che è bellissima. Dicevo, una volta in team, se colpisco un nemico alla sua debolezza, si aprirà questo. Devo soltanto ammaccare, sì, non vi preoccupate, andrà tutto bene. E ciao! Mano arcana, si aprirà questo. Vedi delle carte misteriose di fronte ai tuoi occhi. Rammenti le parole di Igor. Sconfitto un nemico, il ventaglio delle tue possibilità sarà rappresentato da una serie di carte. Talvolta potrebbe risultare arduo afferrarle, ma è lì che dovrai dominare le tue paure e farle tue. Dopo aver sconfitto i nemici, potrebbe verificarsi una mano arcana. Nella tua mente appariranno svariate carte. Queste carte sortiscono effetti diversi. Quelle persona, per esempio, ti faranno ottenere una nuova persona. Le persone ottenute possono essere schierate in battaglia oppure fuse nella stanza di velluto per crearne di nuove. Nella maggior parte dei casi potrai pescare solo una carta. Scegli quella che ritieni più utile in quel frangente. Tentativi rimasti 1, quindi ho soltanto una persona da poter scegliere. Perché non Pixie? Innescando ancora uno in battaglia ed eliminando i nemici con un assalto, hai più chance di attivare una mano arcana. Sfrutta questa conoscenza per battere i nemici in modo da garantirti il maggior numero di ricompense. La carta della persona Pixie. Hai accolto Pixie nel tuo cuore. Punti esperienza, denaro. Hai avvertito un impeto di energia dopo l'ultima battaglia. Woohoo, livello 4. Ora puoi creare persone fino al livello 4. Qualcosa in te è cambiato. E Izanagi sale di livello. Ah, forza. Forza di 2, resistenza di 1. E imparo anche Racunda, infatti vedete a destra, prossimo livello 3, per ottenere una nuova abilità, Racunda. Vedremo di che si tratta dopo. Il punto è che adesso ho Pixie, una maga curatrice. Dia è l'abilità della cura, ripristina lievemente gli HP di un alleato. Cura panico, paura e furia. A livello 3 guadagnerà zio. Ovviamente se in battaglia avremo una persona, l'esperienza verrà data alla persona che abbiamo equipaggiato. E quindi ci terremo Pixie per ora. Meno attacco, più magia. E tutto il resto. Che c'è qui? Un'altra. Ah, ciccio. Perché non riesco a colpirti? Nemico in vantaggio. Ho perso lo smalto. Meno male. Ah, un'altra curiosità. Se muore il protagonista, game over. Ok, analizziamo il tizio. Debole al vento. Hai fatto un ottimo critico. È andata a colpire male. Ah. Carta dell'idea.
1500 yen, buono. Carta dell'idea? Pezzo di pesce calmo, forse Daidara può usarlo. Sì, ma c'è una cosa che dovrei fare. Ammaccando il tasto quadrato, parla agli altri, infatti posso dialogare con le persone. Chissà quanto è andata lontana. Non ha gli occhiali, è pericoloso per lei lì fuori. Parla di Cia. Oh, cambia tattiche di combattimento. Oh, io cosa devo fare? Tattiche attuali, azione libera. Ragazzo mio, non va bene tu, eh? Comandi diretti. Ok, capito. In questo modo posso controllare Yosuke. Polvere d'anima. Bene. Oh, finalmente t'ho preso. Wow. Stai morendo? Via, su me stesso. Ok, abilità. Garu, su di te, che se l'è debole al vento. A fondo, Dia, tra l'altro, eh? C'è pure te. Anche se non credo che tu sia debole al vento. Au. Au. Vediamo, posso picchiarti normalmente. È un garbo. Beh, ciao. Una mano arcana. Wow. Ottieni chiave forziere o uno slime? Io prendo lo slime, essendo una nuova persona. Incisivo grosso, carta dell'idea. Level up per Jiraiya. Posseduto da Yosuke. Forza aumentata di 1, resistenza e agilità di 1. Va bene. Sensei, are you okay? Hai ragione te. Gocce dell'animo? No. La medicina. No, mai. Nocciolo di pesca non si tocca. Rianimo un alleato. Beh, diamolo a Yu. Questa è la mappa. Si può aprire con tasto centrale. Joypad PlayStation. Maledetti che non siete altro, perché attaccate prima voi? Oh, mano male. Bene, devono essere... Sì, deboli al vento. Che due volte poi. Quanto siete agili. Bene. Let's go, partner! E vai! All out attack! Ma non muori! E dai! Come potete vedere, sono piuttosto rompi... Coglione, ha avvertuto un impeto di energia dopo l'ultima battaglia. Andiamo a livello 5 allora. Qualcosa in te è cambiato. E il Pixie è arrivato a livello 3. Adesso posso utilizzare lo zio. Livello 4 prenderà un Me Patra. Patra è per un alleato. Me Patra è per tutti gli alleati. Ok. No, facciamo un'abilità. Via.
1 e 2. Hai ottenuto una goccia dell'anima. Bene. Ok. Dove sono? Che sta succedendo? No. Di qua a destra proviamo. Le scale per il secondo piano. Ma essendo io un diavolo di completista, prima prendo il bottino. Un nocciolo di pesca, ottimo. Me ne servirà uno. Stai diventando bravo a combattere, sensei. In confronto a te, Yosuke fa schifo. Chiudi il becco, Ted. Però devo ammetterlo, hai stoffa per queste cose, vero? Per questo penso che dovresti essere tu a dare ordine a Yosuke in battaglia. Durante i combattimenti puoi impartire ordine ai tuoi alleati col comando tattiche. Puoi dare nuovi ordini agli alleati sul campo premendo il tasto sotto menu. Mi dà fastidio sentire Teddy parlare così, ma non voglio creare problemi facendo di testa mia in battaglia. Quindi attendo i tuoi ordini, conto su di te. Sì, già l'ho fatto, cambio tattica di combattimento. Yosuke che dice? Ah, quella ragazza, seguiamola, Yu. Vediamo, tanto scusate un secondo. Impostazioni. No, cambia difficoltà. Ah sì, ho usato soltanto il denaro in più. Tutto il resto è nella norma. Mi fa piacere che sono già a livello 5. Anche perché il livello 5 mi servirà. Vedrete poi. Ho bisogno dell'arcano mago e forza. Questi sono due persone, una persona arcano e una persona forza. Slim, che è un carro, vedete lì su, carro livello 2, non mi serve. Izanagi è un matto, quindi non mi serve. Pixie è un mago, sì, mi serve. Comunque sì, ho bisogno di una forza di attacco, visto che Yosuke può curare. L'altro deve attaccare. Quindi andiamo così. Eccola! Chi-chan lì dentro. Vuoi aprire la porta? Sì. Sì. Chie, are you alright? Chie, stai bene? Chie? Chie? Ha detto che il rosso mi sta molto bene. Yukiko che parla? Yukiko-san? Yukiko-san? I hated my name. Yukiko. Snow. Ho sempre odiato il mio nome. Yukiko significa neve. Snow is cold and it melts quickly. It's transient. La neve è fredda e si scioglie rapidamente. È effimera, inutile. But it's perfect for me. Apart from inheriting the inn, I'm worthless. È perfetta per me. Erediterò la locanda, è vero. Ma a parte questo, sono un essere inutile. Still, Chie told me that red looks good on me. Eppure Chie mi ha detto che il rosso mi sta molto bene. In effetti. No, vedremo dopo. Yukiko-san's inner thoughts? I remember hearing Saki-senpai's too. Questi sono i pensieri di Yukiko. Ricordo di aver sentito anche quelli di Saki-senpai. È vero. Yeah. This castle is probably here because of this Yukiko person. Già, è probabile che questo castello sia qui a causa di questa Yukiko. Sembra essere una manifestazione dei suoi sentimenti. Yukiko. Yukiko. Chie was the only one who gave my life meaning. Chie è l'unica ad aver dato un significato alla mia vita. She's
bright and strong, and she can do anything. È forte. È forte, solare, sa fare tutto. Ha tutto quello che io non ho. Compared to Chie, in confronto a Chie, io. Chie protects me. She looks after my worthless life. Chie mi protegge, si prende cura della mia inutile esistenza. Yukiko si sta autocommiserando a favore di Chie. Vede in Chie una persona migliore di lei. And I don't deserve any of it. E io non merito niente di tutto questo. Chie is so kind. Chie è così gentile. Yukiko, Yukiko, io. Chie is so kind, huh? What a joke. Ah, mi sa tanto che ho già sentito qualche giorno fa una voce simile ed era la stessa di Yosuke. Adesso una voce simile a quella di Chie. Chie è così gentile, eh? Questa sì che è bella. What? Cosa? Oh man, is that? È l'ombra di Chie. La stessa ombra che hai affrontato te. It's just like Yosuke. Proprio come è successo a Yosuke. She lost control over a suppressed self. Now it's a shadow. Ha perso il controllo del suo io soppresso. È un'ombra. Are we talking about that, Yukiko? She says I'm protecting her. Stiamo parlando di quella, Yukiko. Dice che io la proteggerei. Wow. E che è inutile! Chie pensa davvero che Yukiko sia inutile. Perché la reale... Perché questa qui è ciò che Chie pensa davvero. Il suo io nascosto, il suo subconscio. Tutti quei pensieri disordinati che non si possono esprimere. Ha perfettamente ragione, dico bene. What are you saying? Ma cosa dici? Yukiko, so good looking, so fair skin, so feminine. She's the one all the guys. Yukiko è così bella, con quella pelle candida, quella femminilità. I ragazzi sbavano tutti dietro a lei. When Yukiko looked at me with such jealousy, Quando Yukiko mi guarda con invidia, vengo travolta da una scarica di piacere. Yukiko knows the score. She can't do anything if I'm not around. Yukiko sa bene come stanno le cose, non è in grado di fare niente senza di me. I'm better than her. Much, much better. Io sono meglio di lei, molto, molto meglio. È un'invidiosa, invidia l'aspetto di Yukiko. Ma si vanta di saper fare più cose rispetto a lei, quindi per lei Yukiko è inutile. No, I've never thought that. No, io non ho mai pensato niente del genere. What are we gonna do? Cosa facciamo? Dobbiamo proteggere Chie. We need to protect Chie-chan right now. Dobbiamo proteggere Chie-chan subito. No, non vi avvicinate, non guardatemi. Chie, calm down. Chie, calmati. No, no, this isn't me. No, questa non sono io. Wait, stupid, don't say anything else like that. Ai, non devi dire quella frase troppo tardi. That's right. I'm the one who can't do anything alone. Esattamente, sono io quella incapace di cavarmela da sola. I can't win as a girl, let alone as a person. Non riesco a ottenere niente come ragazza, figuriamoci come persona. Sono patetica. Ma Yukiko, lei dipende da me. I'll never lose my grip on her. She's too important to me.
Ecco perché, mia amica, non mollerò mai la mia presa su di lei. È troppo importante per me. No, that's not how I think of her. No, io non penso questo di lei. Quindi ora mi volterai le spalle e mi rifiuterai di nuovo. Ma le cose sono cambiate. Quando verrà il momento, sarò io a prevalere. Non ti dispiace, vero? Sono comunque te, sono comunque Cia. Taci, tu non... Cia, zitta. Ti giuro che non lo premo, X. Stai zitta. Cia, no! Cia, no! You're not me! Tu non sei me. Dai. Dai. Cosa è sta roba? Yeah. It's coming. You have to use your powers to save Chie-chan. Dovete usare i vostri poteri per salvare Chie-chan. Oh signore. Guardate, guardate il design di questo boss. Sono un'ombra, il vero io. Tutte queste ragazze che la sorreggono. Che cosa vorreste fare? Difendere la vera me? Allora ne pagherete il prezzo. Shut up! Quit being such a pain! Piantala, sei una vera rottura. Chie, just hang in there a little longer. Chie, resisti ancora un po'. Think you can stop me that easy? Pensate che sia così facile fermarmi? No, non lo è. Bene. Riduce la difesa di un nemico, aumenta la difesa di un alleato. Riduco la tua difesa. Difesa diminuita. Dopodiché attacco con Garu. Debole. Ciao socio. No, così socio. All out attack. Vai, 110 punti. Mi toccherà usare le cattive per farvi capire. Au. Ai, vertigini. Au. Ok. Devo aumentare la difesa di qualcuno. Aumentiamo la mia. Yosuke ha le vertigini, quindi è fuori gioco per questo turno. Resistenza al vento aumentata, ma non al fulmine. Meno male. Te curati. Porca la miseria. Un altro zio. Ma sembra quasi che non riesca. Che idioti, ce la state mettendo tutta mentre io non mi sono nemmeno scaldata. Ombra di Cia guarda Yasuke con disprezzo. Non posso fare altro che tirargli addosso un altro zio. Ok, 40. Yosuke, guarda, se tu evitassi... Analizziamola la ragazza. Yikes! This is one tough enemy. In effetti, è debole esclusivamente al vento. Proviamo a tirargli una ventata in faccia. Sì, ha la resistenza al veleno. Ah,
meno male. Ottimo Yosuke. Un altro zio. E adesso però 61. Andiamo. Picchiamola malissimo. Bene, a metà punti feriti. Chi avete nel cervello? Perché la state proteggendo? È solo una lurida stronza. Maledizione, resistenza al vento. Vabbè. Sei ancora vulnerabile al suono, vero? Yosuke, meglio se stai in guardia per ora. Un altro, l'ultimo probabilmente. Vai, ti picchio e basta. Guarda Yosuke con disprezzo. Probabilmente sta per preparare un attacco. A Yosuke, ma non a Yu. Guardia. Macchio. Bene. Non mi curo ancora. Ti picchio male. Dai. Bene. Non scherziamo, voi non potete niente contro di me. Di nuovo muro verde. Va bene. No, Zoya, tieniteli. Magari cura un po'. Cura te stesso. Dottore, curi te stesso. Au. Bene, attacchiamo. Attacco. Ma buffo è l'attacco ghiaccio. Che sta facendo? Comunque dovrebbe... sta quasi per morire. Anche il suo... anche lei stessa, guardate, l'animazione è diversa. Ciao! Ma zio, no! Via senza fine. Au! Credimi, dovresti morire con questo attacco. È morta. Uff. 35.000 yen e 120 punti esperienza. Come fa un boss del genere ad avere dello yen? Nessuno lo saprà mai. Ma va bene così. Level up per Yosuke. Altro, i miei confidenti, una volta che aumentano il loro livello, aumenta anche la loro persona. Stavolta il level up di Yosuke è stato bello tangibile. Forza aumentata di 1, magia aumentata di 1, agilità aumentata di 1. Bravo in tutto, eccellente in niente. Chie, are you okay? Chie, stai bene? What happened? Cos'è successo? Perché mi guardi così? Sei ancora più inquietante di prima. Mia a me. Sua, lei. Che c'è? Non è più niente da dire? Stop it, Chie. It's all right. Basta, Chie, tutto a posto. Ma sei molto più di quella cosa. Ognuno di noi ha volti diversi, ti possiamo capire. Sei molto più di quella cosa. Ma io... He's right. I went through the same thing. A me è successa la stessa cosa. So I can understand. I mean, everyone has a side like this. Quindi posso capire, insomma, abbiamo tutti un lato di noi simile a questo. Yeah.
army. Già, credo di aver capito ora. Tu sei me. È andata a patti con la vera se stessa. Con ciò che pensa realmente. Nascosta in un lato di se stessa. Un lato di me che non riuscivo a perdonare e che ho cercato di ignorare. But you still exist. You're a part of me. Ma tu esisti lo stesso, sei una parte di me. La forza morale necessaria per affrontare se stessi si è manifestata. Ed eccola qua. Ed è entrata dentro Chie. Chie ha fronteggiato l'altra sé. Ha fatto sua la facciata usata per superare le avversità della vita. La persona Tomoe. It's true that part of me feels that way. È vero che una parte di me si sente così. But I wasn't lying about being friends with Yukiko. Ma non mentivo riguardo alla mia amicizia con Yukiko. Like we didn't know that already. Come se non lo sapessimo già. Ed è caduta. È stanchissima. Okay. Just a little tired. Sto bene, sono solo un po' stanca. You don't look okay at all. Non mi pare proprio. I bet. E scommetto. You can use the same power we have now. Che ora potrei usare lo stesso potere che abbiamo noi. Huh? Eh? Hey, benvenuta nel club. Ehi, adesso che si fa? Torniamo indietro, prendiamoci una pausa. Prendiamoci una pausa. All right, let's get back to the entrance though. It's dangerous around here. Ok, però torniamo all'entrata, qui è pericoloso. I never said I needed a break. I can still keep going. Non ho mai detto di voler fare una pausa, posso continuare. Don't overdo it. Non strafare. It's not that we don't think you can. It's just we have to save Yukiko-san no matter what. Non stiamo dicendo che non ne sei in grado, è solo che dobbiamo salvare Yukiko-san costi quel che costi. Now that you have the power, you can fight with us. It'd be much better for us all if you had your strength. Ora che anche tu hai il tuo potere, potrai combattere con noi. Ma sarà molto meglio per tutti se prima recupererai le forze. That's why we're saying we should go back and regroup. È per questo che vogliamo tornare indietro e riorganizzarci. But Yukiko's still in here, isn't she? Ma Yukiko è ancora qui dentro, non è così? If those were Yukiko's true feelings, then I have to tell her something. Se quelli sono i veri sentimenti di Yukiko, allora io devo dirle una cosa. I'm not as strong as she thinks. It's because she was with me. Io non sono forte come crede. È proprio perché lei era con me. Because we were always together, I was able to act that way. Proprio perché eravamo sempre insieme che io riuscivo a comportarmi così. Se non fosse stato per questo, io... Well, you need to get your strength back. Then you can tell her. Dovrei prima recuperare le tue energie, così potrei dirglielo. Yuki-chan's normal. The shadows don't attack normal people. Yuki-chan è normale. Le ombre non attaccano le persone normali. They only attack when the fog lifts here. Attaccano solo quando qui la nebbia si dirada. So Yukiko-san will be safe until then, right? Allora Yukiko sarà al sicuro fino ad allora, giusto? I'm positive. Ne sono certo. Why? I don't get it. Perché? Non capisco. Teddy told us that the weather here is the opposite of our own world. Teddy ci ha spiegato che qui il clima è l'opposto rispetto al nostro mondo. When it fogs over in our world, that's the day it lifts here, and that's when the shadows attack their victim. Quando nel nostro mondo sale la nebbia, qui la nebbia si dirada, ed è allora che le ombre attaccano la loro vittima. So even if we leave for a while, Yukiko-san won't be in danger until the fog starts to cover Inaba. Quindi anche se ce ne andremo per un po', Yukiko-san non sarà in pericolo finché la nebbia non ricomincerà a ricoprire Inaba. I'm sure of it. Oh, it was the same way for that announcer and senpai. Ne sono certo. È successa la stessa cosa con la senpai e con quella presentatrice. Don't you remember how it was foggy in town on the days they died? Non ricordi quanta nebbia c'era in paese il giorno in cui sono morte? You mean they were killed by their other selves? Intendi dire che sono state uccise dal loro alter ego? The fog usually appears after it rains. La nebbia solitamente arriva dopo la pioggia. It's been sunny lately. I don't think it's going to rain anytime soon. Ma ultimamente c'è stato il sole. Non penso che pioverà molto presto. Don't worry so much.
We'll check the weather forecast first thing when we get. Non temere, controlleremo le previsioni del tempo non appena saremo tornati. But I can't turn back now. We've come so far. Ma non posso tirarmi indietro proprio adesso. Abbiamo fatto tutta questa strada. Yuki è ancora qui, tutta sola. Sarà così spaventata. Gioia. Allora dimmi tu quanta strada dobbiamo ancora fare per raggiungerla. Non puoi sapere cosa ci aspetta più avanti. I prossimi nemici potrebbero essere anche più forti. E se dovessimo spingerci troppo oltre e venissimo spazzati via come mosche, chi salverebbe Yukiko-san? We can't fail, no matter what. Non possiamo permetterci di fallire, o sbaglio? All right. Va bene. I'm sorry about before. Mi spiace per prima. I shouldn't have rushed in like that by myself. Non avrei dovuto precipitarmi qui dentro da sola. Non preoccupare, dobbiamo restare uniti. No worries. Non preoccuparti. We're definitely gonna save Yukiko-san, right? Io ne sono convinto, salveremo Yukiko-san, vedrai, ok? Right. Sì. Benvenuta nel gruppo, Chie. I'm feeling even worse than the last time I came. Mi sento perfino peggio dell'ultima volta che sono stata qui. My head feels like it's gonna split open. Are you guys sento che okay? La testa sta per scoppiarmi. Voi invece state bene? Perché succede solo a Chie? È grazie a questi. Gli occhiali. That's right, you're not wearing the glasses. Giusto, tu non stai indossando gli occhiali. Oh yeah. What's with those glasses? Did your eyesight go bad? Ah già, come mai quegli occhiali? Avete problemi di vista? Man, you didn't notice until now? Dai, te ne accorgi solo ora, eri proprio nel panico più totale. Eccone qui un paio anche per Chie-chan. Here you go. Prendi. Ma cosa? Ma è incredibile! È come se la nebbia non esistesse più! Perché non li hai tirati fuori prima se ce li avevi con te? Li ho fatti ora! Non mi avevate detto che sarebbe venuta anche lei! È successo tutto così in fretta! Brutta! Cioè, in fretta! Allora questo è il trucco. Mi chiedevo proprio come faceste a vedere dove mettevate i piedi. Hey, is it all right if I keep these? Ehi, li posso tenere? Show. Ma certo. We'll have to stop here today, but I'll be back with these puppies. Ma per oggi dobbiamo fermarci. Ma la prossima volta avrò questi con me. Come here without me. Got it? Ehi, guai a voi se verrete qui senza di me, intesi? Yeah, let's all promise each other. Nobody goes in alone. It's way too dangerous. Dobbiamo farci una promessa, nessuno verrà qui da solo, è troppo pericoloso. Se non collaboreremo, non saremo mai in grado di risolvere il caso o di salvare Yukiko-san, dico bene? Hai ragione. Yeah, I agree. I promise. Sì, sono d'accordo, promesso. Salviamo Yukiko. All right. So from tomorrow on we'll try and come here as much as we can after school. Includes days off. D'accordo, allora da domani proveremo a venire qui il più possibile dopo la scuola. Giorni liberi compresi. Hey, would you mind being our leader? Ehi, senti, ti andrebbe di essere il nostro leader? You were the first to get this power, and you're way better in a fight than either of us. Sei stato il primo a ottenere questo potere e in battaglia sei meglio di noi due messi insieme. Non credo proprio che tu hai visto mai Chie in battaglia. Fidati, Spack. Penso che sia meglio per noi se fossi tu a decidere il ritmo dell'indagine. Noi seguiremo le tue indicazioni. A me sta bene fare da spalla. Certo, perché no? Ok, we're counting on you. Ok, contiamo su di te. I'm more the advisor type, you know?
an ideas man, not an executive. Insomma, sono più tipo da dare consigli, sai? Uno che lavora con le idee più che con l'azione. I'm with Yosuke. If you're the one calling the shots, I'd feel a lot more comfortable about this. Sono d'accordo con Yosuke, mi sentirò molto più tranquilla se sarai tu a prendere le decisioni. I'm with Yosuke too. If you're the one calling the shots, my pillow will be a lot more comfortable. Concordo con Yosuke anch'io. Se sarai tu a comandare, io dormirò sonni molto più tranquilli. Teddy, would you please stop talking? I'm really on edge right now. Ma perché hanno parlato tutti e adesso te la prendi con Teddy? Teddy, ti andrebbe di chiudere la bocca? Credo di essere veramente al limite. Sei stato nominato leader della squadra all'unanimità. A inizio, al fianco dei tuoi amici, la tua avventura alla ricerca della verità. Pam 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 pam. Tu sei me e io sono te. Hai instaurato un nuovo legame, ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai persone dell'arcano matto. Oh oh, hai instaurato l'affinità sociale squadra investigativa dall'arcano matto. Potresti ottenere punti esperienza bonus fondendo persone dell'arcano matto. Ok. Ok. Per oggi andiamo a riposare, così saremo pronti per domani. E non dimenticate di controllare le previsioni del tempo. Sale la nebbia solo dopo un... Ah, sale la nebbia solo dopo una pioggia abbondante, quindi occhio. Ricordiamoci anche di equipaggiarci come si deve per la prossima volta. Dopo qualche giorno di pioggia potrebbe comparire la nebbia. Tieni d'occhio il meteo mentre continui a esplorare il mondo nella TV. Per esplorare il mondo nella TV dovrai impiegare il tempo del doposcuola o del pomeriggio. Quindi il tempo che uso per investigare nella TV mi verrà tolto dal doposcuola. È deciso di tornare al Giuneste e dirigerti a casa. Torniamo a casa. Andiamo a dormire, ti prego. Andiamo a mangiare come i porci. State cenando tutti e tre insieme. In TV c'è il telegiornale. That's all for world news tonight. Coming up next, the local news. Ed è tutto per le notizie del mondo. Passiamo ora alle notizie locali. Non parla molto Dojima. È silenzioso, con un'espressione severa sul volto. Hey. Hey, mind if I ask something? Posso farti una domanda? Non ti starei mica ficcando in qualche giro strano, vero? Non riesco a smettere di pensare a quello che è successo oggi pomeriggio in centrale. Mi stai per caso nascondendo qualcosa? No, ho soltanto un amico deficiente che va in giro con due spadoni. Certo che no, non è niente di importante. I'll be the judge of that. Questo sarò io a deciderlo. Well, just been nagging at me, that's all. Beh, è solo un pensiero che mi ronzava in testa, tutto qui. Oh, what's wrong? Are you fighting? Cosa c'è? State litigando? No, we're not having a fight. No, non stiamo litigando. This isn't the police station. Qui non siamo alla stazione di polizia. La nonna ha parlato. So don't get yourself involved in anything that could get you into trouble. Io ho consentito a prendermi cura di te, quindi vedi di non cacciarti nei guai. Intesi. And now, our weather forecast. E ad ora le previsioni del tempo. Due to high pressure fronts from the west. That sunny spring-like grazie a, una a un fronte di alta pressione in arrivo da ovest, il clima soleggiato di questi giorni sarà con noi ancora per un po'. È questa signora che decide che tempo fa? No. Quando dice che ci sarà il sole, c'è sempre il sole. È esattamente la nonna, rincoglionita come la nonna. Non è proprio lei a decidere. Never mind. Non importa. Il notiziario prosegue, incurante del clima pesante che aleggia in casa. In effetti Dojima poteva tranquillamente tenersela sta cosina. E capire che c'era soltanto un idiota che mi stava mostrando le sue dannatissime spade. Bene. Il video è durato anche fin troppo.
salviamo e appuntamento al prossimo video per salvare, mio Dio, per salvare cosa, ma dove, perché. Bene, appuntamento al prossimo video. Ciao.